Oggetto numero 3, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Coletto su ingenti risorse pubbliche e privati nell'emergenza Covid. Chiarimenti della giunta regionale al riguardo. Prego la parola al consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma sia l'azienda ospedaliera di Perugia che l'azienda ospedaliera di Terni in questo recente passato all'interno della fase pandemica hanno firmato accordi contrattuali con cliniche private presenti nella nostra regione, con la motivazione addotta di, diciamo, voler assicurare prestazioni sanitarie di chirurgia non procrastinabile in regime di ricovero a favore di pazienti non Covid. Per tali prestazioni è stata prevista una remunerazione alla clinica privata e al contempo il personale medico-chirurgico è stato messo a disposizione proprio dalle stesse aziende ospedaliere. L'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha annunciato che la convenzione con le case di cura private andrà avanti fino al 31 luglio. Al contempo si stanno riaprendo spazi per i ricoveri non Covid per tutte le patologie mediche che arrivano dal pronto soccorso e per la riattivazione dell'attività chirurgica programmata. In risposta all'interrogazione numero 799 dello scrivente gruppo consiliare, poi al di là di quello che è avvenuto, è emerso come il numero di pazienti in lista d'attesa per un intervento chirurgico con previsione di ricovero risulti alla data del 14 marzo, la data dell'interrogazione, di 5.677 prestazioni in lista d'attesa all'ospedale di Perugia, con una lista d'attesa che inizia dal 2019, e ben 7.831 per quello di Terni, con una data ben antecedente che addirittura arriva al 2017, con una clausola che viene inserita all'interno della dichiarazione in cui si dice che quelle precedenti sono state dichiarate ormai, diciamo, da non prendere in considerazione, quindi fate voi le vostre valutazioni. Che i 94 interventi effettuati nell'ambito, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, il 12 maggio è arrivata risposta, in merito a quella che è stata l'attività che in virtù della convenzione è stata svolta tra l'azienda ospedaliera di Terni e la convenzione con una clinica privata. 94 interventi per un importo complessivo di 451.912 euro. 94 interventi che rappresentano, se andiamo a vedere quella che è la situazione delle liste d'attesa, nemmeno l'1% degli interventi chirurgici che sono in lista d'attesa per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Terni. Considerato che a causa dell'emergenza pandemica la sanità ordinaria è stata, diciamo, messa in maniera estremamente discutibile in numerosi casi, in stand-by, con liste d'attesa sempre più lunghe, più volte lo abbiamo ripetuto fino a sgolarci con incontri su incontri sulla necessità di istituire delle strutture Covid-free all'interno della nostra regione, cosa che non è mai avvenuta. Anche in questo caso ci siamo sostanzialmente trovati con un'incidenza enorme di questa, diciamo, mancanza di ascolto su quella che è stata la vita delle persone, anche sul quadro diagnostico delle persone che da situazioni magari pienamente gestibili si sono trovate a dover vivere situazioni di un decorso molto più grave a fronte di questo tipo di questa situazione. Secondo le recenti notizie apparse sulla stampa locale, il direttore Braganti ha confermato come sono oltre 5.000 le prestazioni perse da recuperare solo per quanto riguarda il 2021, che nell'attuale organigramma dell'area sanitaria reperibile sul sito internet dell'azienda ospedaliera di Terni, sono ben 13 le strutture complesse su 37 che risultano in capo a facenti funzioni, quindi è una situazione davvero intollerabile. Di fronte a questo tipo di mancanza che oggettivamente in un'assenza di governance crea un'enorme, diciamo, una vacatio che
rende ingestibile questo tipo di struttura, oltretutto anche di abbastanza articolata. Quindi si interroga la Giunta per sapere quale sia l'importo complessivo esatto alla data odierna delle spese sostenute per le prestazioni erogate in virtù delle convenzioni stipulate tra le aziende ospedaliere e sanitarie dell'Umbria e le cliniche private regionali, ovvero quante risorse siano state spostate durante il periodo Covid dalla sanità pubblica verso la sanità privata, nonché quali motivazioni possano giustificare lo spostamento di queste ingenti risorse dalla sanità pubblica verso la sanità privata, proprio nel momento in cui tali risorse sarebbero state fondamentali per affrontare all'interno delle nostre, dei nostri ospedali l'emergenza pandemica. Grazie consigliere De Luca, prego assessore Coletto. Sì, grazie. Allora, durante la fase pandemica del 2020, al fine di garantire una ripresa delle prestazioni sanitarie con le maggiori cautele possibili, prevedendo una graduale e progressiva riattivazione delle attività di ricovero non procrastinabili, sono state individuate le strutture non Covid al fine di garantire prioritariamente la separazione delle prestazioni erogate ai pazienti Covid rispetto a quelle erogate ai pazienti non Covid. Tale separazione ha rappresentato il massimo livello di sicurezza per i pazienti, per gli operatori, per le strutture e per tutto il sistema. Nelle strutture ospedaliere miste, quali soprattutto le aziende ospedaliere, sono stati così garantiti gli interventi con le stesse caratteristiche di non procrastinabilità, ma che non possono essere eseguiti in nessun'altra struttura pubblica e privata in relazione alla complessità e alla tecnologia, neurochirurgia, cardiochirurgia, traumatologia maggiore. Questo perché? Perché solo in 7 ospedali dell'Umbria è presente la terapia intensiva che ti permette di operare in sicurezza con particolare cautele e attenzione i pazienti appunto di neurochirurgia e cardiochirurgia che sono le super specialità che prevedono appunto l'uso successivo all'intervento per stabilizzare i pazienti e per portarli fuori dalla fase, diciamo, acuta della terapia intensiva. O comunque interventi che necessitano anche di posti di terapia intensiva generalista che non possono essere eseguiti in casi di cura. Ricordo che in Umbria non abbiamo casi di cura con terapia intensiva, non sono presidi con il pronto soccorso. Riservare gli ospedali cosiddetti misti, ovvero che trattano sia pazienti Covid positivi e comunque ridurre il numero degli stessi a garanzia di una maggiore sicurezza, rendendo meglio attuabile la separazione fra percorsi puliti e percorsi sporchi. Per tale motivo le case di cura sono state identificate con DGR 277 del 2020 come strutture non Covid, in quanto non potevano garantire un ampliamento di posti letto intensivistici specificatamente dedicati al trattamento di pazienti Covid positivi, mentre hanno contribuito alle possibili attività sanitarie non procrastinabili, erogabili attraverso un percorso condiviso tra la Direzione Regionale Salute e Welfare, aziende sanitarie pubbliche e case di cura. Nello specifico si elencano i casi trattati nel corso del 2020 a livello regionale ed effettuati da professionisti delle aziende ospedaliere nelle case private. E sono malattie e disturbi del sistema nervoso, malattie e disturbi dell'occhio, malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della gola, malattie e disturbi dell'apparato digerente, malattie e disturbi epatobiliari del pancreas, malattie e disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico, del tessuto connettivo, malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo, della mammella e altre che non sto qua a elencarvi. In merito al costo complessivo sostenuto, il cui dato certo è oggi rinvenibile solo per il quarto trimestre 2020, si riportano di seguito i dati dettagliati dei ricoveri effettuati nelle strutture private accreditate in base agli accordi stipulati dalle aziende ospedaliere della Regione, secondo quanto previsto dalla DGR 277 del 2020, relativo alla gestione dell'emergenza Covid-19. Si precisa che il fatturato è indicato in tabella e calcolato in base alla tariffa della DGR. Gli accordi prevedono che l'importo riconosciuto alle case di cura è pari all'80% delle tariffe del DGR, cui va sottratto il valore dei presidi sanitari di proprietà delle aziende ospedaliere, utilizzati per gli interventi effettuati. Anche tale ricognizione è in corso d'opera dalla parte delle aziende. Perciò, per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Perugia, il costo è stato di 779.000 euro, l'azienda ospedaliera di Terni
di 169.000 euro per un totale di 948.000 euro. La validità dell'accordo terminerà, come previsto dall'articolo 4,3 del DL 18-2020, al termine dello stato di emergenza nazionale, attualmente prorogato fino al 31 luglio 2021. Si precisa altresì che il finanziamento per tale accordo rientra all'interno di quanto stanziato per la Regione dell'Umbria dal DL 18 del 2020 articolo 3, finanziamento appositamente destinato al potenziamento delle reti di assistenza territoriale. Questo per dire che questi costi non sono stati pagati con il fondo sanitario della Regione dell'Umbria, ma sono stati pagati con un apposito finanziamento con DPCM fatto dal governo proprio per andare a sostenere quelle che sono le liste d'attesa che in particolare in Umbria non potevano essere soddisfatte, visto che solo 7 ospedali su tutto il resto degli ospedali erano muniti di terapia intensiva. Su 2.800 posti letto per acuti ne erano fruibili a sostegno dei pazienti Covid che potenzialmente potevano essere ricoverati in terapia intensiva, e ricordo che all'inizio erano solo 69 le terapie intensive per 880.000 abitanti. Poi è intervenuto il governo che le ha portate a 127, finanziandone evidentemente anche i lavori di adeguamento per quanto riguarda l'antincendio e tutto quanto il resto. Per quanto riguarda le 37 apicalità, ha ragione il consigliere De Luca, è una situazione che abbiamo ereditato, purtroppo, e che dovremmo mettere rimedio, evidentemente, perché non si può gestire una sanità con 37 apicalità a tempo determinato. Non esiste al mondo, non si è mai visto da nessuna parte che ci siano 37 primari in una regione che sostengono la sanità. Volevo aggiungere anche che mentre la Regione dell'Umbria con la delibera 277 del 2020 ha deciso di pagare queste prestazioni a funzione, cioè per prestazione, altre regioni, Emilia Romagna e altre, hanno pagato vuoto per pieno. Allora, a noi sembrava più corretto gestire i danari pubblici pagando per funzione. Fai un intervento di appendicite, ti pago l'intervento di appendicite. Il vuoto per pieno ci sembrava onestamente fuori luogo. Grazie. Consigliere De Luca. Assessore Coletto, io sono esterrefatto. Cioè, in primo luogo mi sarei aspettato di ricevere i dati completi, perché da quello che lei mi ha detto io devo supporre che in una tendenza, considerando che lei mi ha dato solo i dati del 2020, quarto trimestre del 2020, io ho i dati certificati che mi ha dato l'azienda ospedaliera di Terni per il 2021 e fine 2020, e siamo a 451.000 euro, devo presupporre che ci aggiriamo intorno ai 2 milioni di euro in totale, se andiamo a vedere la tendenza, fra 2020 e 2021. 2-3 milioni di euro, non lo so, perché questa è in quota parte la questione. Quindi è chiaro, assessore Coletto, che voi avete fatto una scelta politica che è stata quella di chiudere gli ospedali per mandare la gente a operare nelle cliniche private. Ora, ospedale di Terni, quarto piano chiuso, ospedale malattia apparato respiratorio chiuso, mi dovete spiegare perché? Rianimazione sezione B chiusa. Se questo è un problema di struttura, altrimenti con 2 milioni di euro voi mi dovete spiegare quanto personale avreste assunto, e su un ospedale come quello e su due ospedali come quelli di Narni ed Amelia, se non aveste potuto allestire delle terapie intensive per trasformarli in ospedali Covid free, così come abbiamo chiesto per mesi in continuazione, avreste potuto aprire gli ospedali, invece avete voluto chiudere quegli spazi. È stata una scelta politica. È stata una scelta politica. Poi le voglio togliere ogni dubbio. A me, di quello che hanno fatto quelli di prima, considerando che qua dentro, se c'è stato qualcuno che ha postato, che è stato sempre all'ordine del giorno su queste tematiche, in particolar modo sulla sanità, mentre gli altri, ripeto, gli esposti ne hanno lasciati dentro i cassetti, di quello che hanno fatto quelli di prima, a me non può chiedere assolutamente conto. Io quello che le dico è: su questa situazione c'è stata una scelta politica
chiara, che è stata quella di spostare risorse dal pubblico al privato, e bisogna assumersene la responsabilità. A un certo punto io non riesco a capire perché voi avete paura di assumervi le responsabilità politiche di quello che avete fatto e che state facendo. Bisogna dire: noi vogliamo smantellare la sanità privata e la sanità pubblica in Umbria per costruire una sanità privata, e quindi abbiamo un mandato politico, elettorale, non lo so, questo è quello che bisogna dire, perché se noi siamo dati alla mano con 2 milioni di euro, dati alla mano con questo tipo di situazioni, non solo avremmo potuto gestire l'emergenza pandemica, perché è vero, sono risorse che vengono dal Ministero e che erano vincolate alla sanità privata. Io, se mi date il riferimento del decreto ministeriale che dice che quei soldi dovevano andare nelle tasche dei privati, allora posso capirlo. Invece no, è stata una scelta politica. Grazie consigliere De Luca. Risponde l'assessore Morroni, interroga la consigliera Meloni, programmazione a sostegno agli enti locali gestori per l'organizzazione dei centri estivi 2021. Prego. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione nasce ovviamente dalla necessità, visto che siamo ormai a fine maggio, di capire come enti locali e associazioni che si occupano solitamente dell'organizzazione dei centri estivi in generale, e in particolare in questo anno così complicato e difficile, non sono ancora arrivati. Quindi ripercorriamo semplicemente un tema e un ragionamento che abbiamo affrontato anche più volte e anche lo scorso anno, e rimettendo in evidenza che questo anno in particolare, scusate ma non riesco, mi fermo perché prego, no, vicepresidente, non riesco neanche a sentire me stessa. Quindi sostanzialmente sappiamo bene che in questo anno la pandemia ha stravolto la vita di tutti i cittadini, in particolare quella dei ragazzi e dei giovani studenti. Tra l'altro ricordo che l'Umbria è una delle regioni che ha avuto il più alto numero di chiusura durante questa pandemia. Il ministro dell'istruzione Bianchi in diverse interviste ha più volte dichiarato e prospettato come il periodo estivo, mai come questo anno, debba essere il momento per recuperare legami e relazioni, ma anche ovviamente formazione, che sono stati perduti in tutti questi mesi. Ora, l'organizzazione dei centri estivi, che peraltro sta molto a cuore non soltanto agli amministratori locali, ma chiaramente alle famiglie, che come sappiamo hanno terminato in questo lungo anno e mezzo quasi tutti i giorni di ferie, e molti anche si sono avvalsi di permessi non retribuiti per poter assistere gli studenti e i figli in DAD, e non poterli lasciare accudire dai nonni, che peraltro, essendo soggetti fragili, dovevano essere anche protetti. Quindi ovviamente gli enti locali si affiancano e si avvalgono anche di realtà private e convenzionate per l'organizzazione, e ancora oggi però la Regione Umbria non ha emanato delle linee guida chiare sulle quali ovviamente si possono organizzare questi centri estivi. L'anno scorso erano state pubblicate nel mese di giugno, e in particolare comunque il decreto 95 del 2020 indicava il rapporto minimo tra numero di operatori e bambini e adolescenti, diverso in relazione ovviamente all'età dei partecipanti. Ora, nell'estate 2020 la Regione Umbria si era avvalsa dei fondi europei POR FSE 2014-2020 ed aveva previsto degli strumenti di supporto per calmierare le rette e sostenere anche le famiglie. Ora abbiamo visto che oggi siamo praticamente al 25 di maggio, gli enti locali hanno necessità solitamente entro il 31 di maggio. Chi ha fatto l'amministratore locale sa quanto è importante e quant'è urgente una programmazione che arrivi prima della chiusura della scuola, soprattutto in un anno come questo, dove le famiglie appunto hanno necessità di una maggiore organizzazione per non attingere nuovamente
a permessi non retribuiti e quindi ad un indebolimento anche del tessuto economico familiare. Alcune regioni hanno già emanato delle linee guida di programmazione, hanno già avviato delle collaborazioni con la sanità regionale e il governo per valutare anche dei specifici protocolli di sicurezza. Quindi oggi noi siamo a chiedere quando e se sarà data l'avvio ad una programmazione per i centri estivi e con quali norme la Regione dell'Umbria intende relazionarsi ed emanare e anche quando ovviamente renderle pubbliche, se intende convocare o se l'ha già fatto un tavolo operativo con i rappresentanti dell'ANCI Umbria, delle realtà educative, ricreative e anche private del territorio, e anche ovviamente se ha già individuato delle linee guida come aveva fatto lo scorso anno e quando intende renderle pubbliche, e anche se ovviamente prevede degli strumenti di finanziamento a supporto degli enti locali e privati accreditati tramite anche trasferimento dei fondi vincolati da erogare attraverso bonus o voucher per sostenere appunto le rette di frequenza dei centri estivi. E ovviamente la cosa molto importante è quando anche le tempistiche verranno indicate per dare il tempo ovviamente ai comuni e ai privati che intendono dare avvio a queste diciamo attività estive ed organizzare i servizi, il personale da formare, in modo anche da consentire l'accesso e la possibilità ai soggetti interessati di partecipare e di organizzarsi prima della chiusura delle scuole. Grazie. Assessore. Sì, grazie Presidente. Vicepresidente Meloni, la ringrazio innanzitutto per l'interrogazione che ha appena illustrato, perché mi consente di anticipare e quindi di informare tutti i soggetti coinvolti circa le attività che come Giunta stiamo portando avanti relativamente al tema dei centri estivi. La Regione Umbria nel corso del 2020, come ricordato anche nell'interrogazione, attraverso la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, ha previsto in maniera lungimirante risorse per sostenere in maniera diretta le famiglie che iscrivevano bambini e ragazzi ai centri estivi. La misura ha avuto un notevole riscontro e ha visto nel 2020 complessivamente aderire 262 centri estivi, per un totale di 4.800 bambini e 3.700 famiglie che hanno beneficiato del contributo. L'importo medio erogato per bambini è stato di 228 euro, a fronte di una spesa media per famiglia di 319 euro. Questa amministrazione è consapevole, come ampiamente dimostrato con le diverse misure di sostegno messe in atto, delle problematiche che bambini e ragazzi hanno dovuto subire a seguito della pandemia, con la riduzione del numero delle giornate in presenza a scuola, le limitazioni alla possibilità di praticare l'attività sportiva e la riduzione più in generale delle occasioni di socialità, e che occorrono misure che incentivino un ritorno alla normalità. Per tali ragioni la Giunta ha già previsto, anche nel corso del 2021, di riproporre una misura di sostegno alle famiglie affinché sia incentivato il ricorso ai centri estivi sia come strumento in grado di favorire la socialità tra i ragazzi, sia per sostenere le famiglie in un anno in cui molte di esse hanno visto ridursi il proprio bilancio, individuando per questa azione risorse per 2 milioni di euro. I criteri e i requisiti ricalcheranno in massima parte quelli dell'anno passato e la loro approvazione è prevista con la Giunta del 3 giugno prossimo, prima della conclusione dell'anno scolastico e la conseguente apertura dei centri estivi. E sarà, come è avvenuto già nel 2020, direttamente la Regione ad erogare il contributo per il tramite di Sviluppo Umbria. Ad essere diversa sarà la modalità di caricamento, non più tramite PEC, ma tramite portale dedicato, il che renderà più veloci i tempi di istruttoria e di conseguente liquidazione. Relativamente alle linee guida da seguire per l'apertura dei centri estivi, le Regioni, in sede di conferenza delle Regioni, avevano già da tempo unitariamente proposto nuove linee guida per la riapertura al Ministero della Salute e più volte sollevato l'urgenza dell'emanazione da parte dello stesso Ministero del provvedimento in materia. Approvazione che è avvenuta solamente nella giornata di venerdì 21 maggio attraverso l'emanazione dell'ordinanza con cui il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia,
ha recepito le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19, come validate dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della Protezione Civile 17 marzo 2021, la numero 571, nella seduta del 18 maggio 2021. Grazie. Vicepresidente Meloni, prego. Grazie Vicepresidente, grazie per la risposta. Ovviamente mi riconferma l'aiuto, il supporto e la programmazione dei centri estivi anche per il 2021. A questo punto prendiamo atto che il 3 giugno ci sarà questa delibera di giunta che darà avvio a tutto il procedimento e speriamo che insomma da lì alla settimana successiva poi ne venga data comunicazione e coinvolgimento di tutti gli enti. Mi pare che la procedura più snella, quindi il portale, possa rendere più semplice anche l'accesso e quindi l'organizzazione, perciò ecco, sono soddisfatta perché questo è un servizio troppo importante per le famiglie, chiaramente, quindi è qualcosa che comunque stanno aspettando per poter organizzare, come dicevo, anche in virtù del fatto che esaurimento ferie e permessi hanno anche indebolito chiaramente il bilancio familiare. Perciò monitoreremo nelle prossime settimane. E per adesso grazie per la risposta e per le azioni messe in campo.